Benvenuta e benvenuto in Mamma Nuit Podcast. Io sono Adelaide Valentini. In questo luogo parleremo di agricoltura rigenerativa, di progettazione ecosistemica, di permacultura, di tradizioni rurali ed agricole, di che cosa vuol dire vivere in campagna, tutte le parti, diciamo, più idilliache, romantiche, ma anche quelle più brutte e difficili, di che cosa vuol dire avere una partita IVA agricola, di cibo, di autoproduzione e di molto altro. In questo luogo ospiteremo persone da tutta Italia, realtà che stanno cambiando il mondo un pezzettino alla volta, perché hanno un valore fondante molto importante, che è quello di lasciare un mondo più fertile, più rigenerato alle future generazioni. In questo terzo episodio parleremo come finalmente ho raggiunto il mio sogno, cioè quello di aprire un'azienda agricola. Nell'ultimo episodio eravamo rimasti a, mi sembra, la fine del 2017, quando dopo alcuni viaggi e alcuni corsi, soprattutto in permacultura che avevo seguito, decido che finalmente, dopo tutte queste realtà, progetti che avevo visto, che mi avevano dato tanta forza, tanta voglia di continuare, di andare verso il mio sogno, di realizzarlo, finalmente sento dentro che è il momento di tornare a casa, di trovare un luogo, mettere le radici e cominciare proprio a creare il mio di progetto, quindi mettere le mani in pasta. Quindi a fine 2017, dopo l'ultimo corso di permacultura in Portogallo, ritorno a casa e all'inizio del 2018 non solo inizio la stagione apistica e quindi comincio a lavorare in modo proprio finalmente costante con BioApi, quella che era l'azienda di mio padre e mio fratello in apicoltura biologica e rigenerativa, ma comincio a mettere su il mio allevamento di api regine, insieme naturalmente a loro, ma completamente seguito da me, grazie all'aiuto di tutti gli insegnamenti che mi aveva dato mio padre, e comincio ad insegnare al Bee Friendly Campus, una scuola di apicoltura biologica e rigenerativa, appunto, che avevano creato nel 2014 sempre mio fratello e mio padre qui da noi nei nostri apiari, e comincio un orto seguendo tutte le tecniche che avevo imparato, che poi fondamentalmente sono tutte abbastanza basate su quella che è la tecnica del biointensivo. Ma soprattutto comincio a guardare un sacco di video su YouTube su come fare questo benedetto orto, comincio a imparare come fare una recinzione elettrica, a montare una serra, a fare l'irrigazione e molto altro. Forse è stato uno dei periodi che più mi ha formato, perché è stato da niente cominciare a coltivare, a lavorare in natura, con la natura, dalle api all'orto, e ho cominciato veramente a buttarmi dentro e a cominciare ad avere tanti feedback dall'ecosistema, dalla natura, rispolverare vecchi principi di ecologia che avevo imparato all'università, di chimica, di fisica e tanto altro. E alla fine del 2018 partecipo a un corso di Market Garden presso l'azienda agricola Il Salto nelle Marche con Matteo Mazzola e Nicola Savio, e lì finalmente conosco tantissime persone in tutta Italia che erano proprio i pionieri di quella che era la permacultura, l'agricoltura rigenerativa in Italia. Perché? Perché se nell'altra parte del mondo, dove io un po' avevo viaggiato, in altri paesi, già questo movimento era forte, consolidato, in Italia era un qualcosa ancora di nuovo, che appunto le persone che lo stavano facendo stavano ancora sperimentando da qualche anno poi, e spesso l'avevano imparato anche loro all'estero, andando fuori. Per cui faccio questo corso e lì finalmente comprendo l'importanza della rete, delle persone, e comprendo l'importanza del contesto, perché c'è una cosa che in progettazione forse lì ha dato la svolta: capire che tutte le pratiche che io stavo imparando, che avevo imparato riguardo per esempio l'orto, prendiamo questo esempio, quando guardavo in altri contesti, perché magari si trovavano in Canada, in Svezia, in Portogallo, in Francia, tutti questi esperimenti che stavano facendo, queste persone che stavano insegnando queste cose su come fare l'orto in biointensivo, però vedevo che era tutto così semplice per loro, le erbacce basta fare così con questo attrezzo qui, quindi è facilissimo non mettere questa cosa qui, quest'altra cosa qui. Tante cose che poi io, quando mi sono messa poi veramente a fare l'orto, vedevo sta terra dura. Forse una delle coltivazioni più eclatanti per spiegarmi questa cosa è la carota, cioè vedevi, basta che vai su YouTube e uno cerca i più famosi, diciamo, del Market Garden in biointensivo, carote enormi, bellissime,
tutte diserbate manualmente con questi attrezzi che passano sul suolo, tutti tranquilli, dicevo wow, belle, anch'io li voglio. E poi hai un terreno super argilloso e cominci a domandarti perché le tue carote vengono così. e di grazia se vengono. Per cui imparare da queste persone in Italia, cominciare a capire come loro avevano fatto, quindi sapere anche come invece loro, quali attrezzi stavano utilizzando, quali invece non funzionavano, perché sennò io avrei speso un sacco di soldi in attrezzi che poi nel mio suolo non avrebbero funzionato. Io ero proprio alle prime armi. E creare questa rete con tutti questi progetti, queste persone, mi ha aiutato tantissimo. Infatti è da lì che poi ho capito che formarmi in questo campo, però in Italia, era fondamentale, non tanto poi per la formazione di per sé del corso, ok, per l'insegnamento, perché magari erano cose che, ne so, mi ricordo di aver fatto anche un corso sul suolo qua vicino, naturalmente nel contesto dell'agricoltura generativa, sulla salute del suolo, erano cose che poi fondamentalmente le sapevo già, perché sia tramite l'università che tramite vari corsi che avevo fatto anche all'estero erano ormai conoscenze acquisite. Però è stato più d'aiuto cominciare a creare una rete di persone che non ti facessero anche sentire sola, perché dove stavo io fondamentalmente sì, avevo delle persone che mi aiutavano, però non nella nicchia, cioè persone che magari sapevano fare l'orto però in modo classico, per cui sì, mi hanno aiutato con le basi, però poi quando io volevo andare a sperimentare quella cosa dovevo capire se per il mio contesto andava bene o no. E quindi il confronto con tutte queste altre persone mi ha aiutato molto anche a analizzare meglio il mio contesto e questo poi ha avuto anche un riscontro nella progettazione, perché per quanto avessi imparato per esempio come si fa progettazione in permacultura nei vari corsi, un conto è la teoria, un conto è poi la pratica quando veramente devi analizzare il tuo contesto. E quando parlo di contesto non è solo il contesto del clima, del suolo, cioè quello esterno da te, ma qui si parla anche del tuo contesto personale. Perché quando si fa un progetto del genere bisogna anche sapere analizzare quanto tempo si ha, quindi cosa ci si può permettere senza andare per esempio in burnout, quanti soldi abbiamo, quindi cosa veramente è meglio, cioè quando hai un budget di 1000 euro è meglio comprare la serra o è meglio comprare la motozappa. A un certo punto capire quale cosa scegliere e analizzare il contesto, secondo me, è importantissimo quando si lavora, secondo me in tutti i campi, però quando si lavora in progetti del genere, anche così complessi, articolati, multifunzionali, l'analisi del contesto è la base, ma prima saper fare la propria analisi, cioè non tanto quella del clima, ma come faccio a sapere, devo fare agraria? No, assolutamente no. Prima impariamo a conoscere il nostro contesto, poi piano piano impariamo anche a conoscere la natura, l'ecologia, gli ecosistemi, come funziona il tutto. Per cui ho iniziato a seguire svariati corsi, quello di DIAFAL, quindi di agricoltura organica rigenerativa, e key line design, pattern, quindi come si muove sul territorio l'acqua, per esempio, come fare in modo di muoverla anche noi e diciamo in modo efficiente. Ho fatto il corso di permacultura per insegnare, ma più proprio per imparare io stessa delle metodologie di insegnamento che poi mi ritornassero utili per i corsi dove insegno, appunto, proprio perché penso che comunque una delle metodologie che viene utilizzata in permacultura sia molto valido, ma perché l'ho visto, ne ho fatto esperienza io quando ho fatto i vari corsi da studente. E diciamo forse uno dei momenti in cui più poi anche qui ho avuto una svolta è stato quando ho fatto il corso del pascolo degli animali e lì ho capito quanto veramente la mia passione per gli animali, per il pascolamento, per la per proprio l'ecologia del pascolo, su come funziona il tutto, quanto veramente è una parte fondante di me e mi ha ricordato e ho collegato anzi come effettivamente quando facevo l'università uno dei corsi che mi era piaciuto di più era proprio zoologia, oltretutto era in tedesco perché era un corso difficilissimo, ma era uno dei corsi che mi era piaciuto di più, zoologia e zootecnia,
Però ero vegetariana allora, per cui per me gli allevamenti erano aboliti nella mia testa, eppure mi ricordo di questo proprio amore, facilità e bellezza nello studiare questo corso, questa materia, e quindi ho collegato, ecco, forse perché mi era piaciuto così tanto, quando forse la mia via era un po' sviata allora. E ho anche ricollegato a un certo punto a una cosa che disse San Niccandro al corso di Keyline, che disse ci sono tre tipi di persone, le plant people, le animal people e le people people, cioè ci sono delle persone che sono più verso le piante, quello che la sveglia la mattina è proprio il desiderio, l'amore, la passione per le piante, per esempio a queste persone andare a potare piace da morire. O fare l'orto, ecco anche perché io pensavo all'inizio di essere una plant people, perché per me l'orto era il mio amore i primi anni, però poi ho capito che forse era più un metodo, un po' più semplice, un po' più mainstream, perché di questo sì, c'era tanta informazione online su YouTube, su come fare, tante persone che lo facevano, quindi magari per me è stato più un modo per entrare dentro questo mondo e conoscere meglio la coltivazione, cominciare proprio a lavorare io, bene, io e te in natura, ora siamo qua insieme, dialoghiamo. E quindi io magari l'ho fatto con l'orto. E poi ci sono le animal people, cioè le persone che invece si svegliano con un amore, una passione enorme per gli animali, anche se se li mangiano. Quando ho messo le galline, che lì ho capito di questo mio grande amore e di come a me non me ne frega niente di svegliarmi la mattina e andare anche presto ad andare a mangiare agli animali, quando non avevo la porta automatica a dover andare anche la sera a chiudere il pollaio, non mi interessa, cioè non mi pesa fare determinate cose. E poi le people people, cioè quelle persone che invece sono più smosse proprio dalle altre persone, quindi da progetti più comunitari, e solitamente magari sono persone che hanno proprio bisogno di fare un progetto che si basa sul sociale. Questo non vuol dire che quindi le altre cose ci fanno schifo, inteso che io sono un animal people, però mi piace da morire per esempio nella parte più delle piante, fare le piantine per me è una cosa che non mi pesa, mi piace da morire. E quindi gli anni, diciamo, fino a che poi ho aperto la mia azienda agricola, che è stato nel fine 2022, sono stati degli anni molto... sì, è vero, a conoscere tante persone, imparare tantissimo dalla natura, conoscerla, osservarla, comunicarci, ricevere il feedback, rilavorare sul feedback, però non sono stati anni facilissimi, ma soprattutto per me a livello personale, perché fino al 2019, quindi fino ai miei 27 anni se non sbaglio, comunque avevo questa ansia di dover arrivare a questa azienda, a dover raggiungere questo sogno. L'ansia derivava dalla paura di non riuscirci, perché fondamentalmente il mio, come quello della mia famiglia, budget economico non era disponibile per comprare qualcosa, un luogo, dei terreni, una casa per fare quello che era nella mia testa, nella mia mente. Poi a un certo punto, grazie un po' alla mia crescita personale, comunque a un lavoro appunto che facevo su di me, non so cosa sia poi esattamente successo, però a un certo punto dopo i 27 anni capisco, o perlomeno acquisisco la fiducia che questo sarebbe successo, punto. Sarebbe successo, il mio sogno si sarebbe realizzato, non avevo la minima idea di quando, non avevo la minima idea del come, ma sarebbe successo. L'unica cosa di cui ero in controllo era poter fare in modo che giorno dopo giorno, neanche tutti i giorni perché sennò poi ci viene la noia, bisogna anche andarsi a divertire, ma giorno dopo giorno fare in modo che nelle mie giornate ci fosse sempre qualcosa che riguardasse il mio progetto futuro. Qui è quel periodo in cui io sono molto più rilassata, con una forte fiducia che quello che doveva succedere sarebbe successo, quindi il mio sogno si sarebbe realizzato a un certo punto. E dopo circa un anno conosco Raffaele, il mio attuale compagno. Cominciamo a conoscerci e a capire cosa l'uno e l'altro voleva dalla vita. E piano piano che questo succede, cominciamo a pensare di trasferirci qua a Caprese Michelangelo, nella casa che appunto era dei nonni Raffaele, che però erano morti, e era una casa ormai un po' abbandonata da qualche anno e che stavano anzi pensando di venderla, ma era anche un po' la casa in cui Raffaele era cresciuto i primi suoi 4 anni di vita, per cui c'era molto legato e soprattutto era molto legato alla nonna che fino
a qualche anno fa, prima che morisse, abitava qui. Già lui utilizzava, in questo casolare dove viviamo noi, dove abbiamo il nostro appartamento, c'è un altro appartamento di sotto, già lui affittava su Airbnb questo appartamento, quindi già stava creando qualcosa. E poi lui, diciamo, è una persona che è sempre stato molto legato a questo luogo dove lui è cresciuto, ma soprattutto alle tradizioni, ai valori che ci sono in questo luogo. I nonni gli hanno insegnato, per esempio, ad andare a raccogliere i funghi, a capire quali sono quelli commestibili, i vari nomi, gli hanno insegnato a fare il vinsanto, a spezzare il maiale, a macellare le galline e tanto altro, a fare la pasta in casa, le conserve e molto altro. Per cui Raffaele è sempre stato molto legato a questo luogo, alla sua bellezza, perché effettivamente è vero, è bellissimo qui, c'è una natura selvaggia, e questo forte desiderio di Raffaele di mantenere queste tradizioni, di portarle avanti, ma anche di trasmetterle agli altri. E questa sua già implicita connessione con la natura che lui ha sempre avuto fin da piccolo, cosa che io, venendo da genitori cittadini, sì, molto connessi con quello che è appunto il cibo, no? Non so se ti ricordi nel primo episodio come dico che per i miei genitori il cibo, cioè mangiare, è un atto politico perché è importante. Però sicuramente la connessione con la nostra, con la natura, è sempre stata molto più lontana dal punto di vista della mia famiglia, e per cui per me invece, persona che stavo ricercando proprio quello e di creare un luogo dove altre persone potessero riscoprire questa relazione, questa connessione con la natura, riscoprire proprio come noi siamo natura e riscoprire qual è il nostro ruolo all'interno dell'ecosistema, che non è da uomo distruttore come ci hanno insegnato, ma da uomo che può rigenerare e può lavorare insieme alla natura per creare un pianeta migliore. E quindi abbiamo unito, diciamo, i nostri sogni, le nostre passioni, la mia quella più agricola, la sua quella più di ospitalità, di mantenere queste tradizioni, di amore per il territorio, l'abbiamo unite nel 2021, se non sbaglio, siamo venuti ad abitare qui. Come poi si fa in progettazione, in permacultura, che si utilizza, che secondo me è uno strumento molto importante, che è quello della zonizzazione, abbiamo cominciato a progettare, a lavorare più sulla zona zero, che è la zona dove si passa più tempo, per cui la prima cosa abbiamo fatto naturalmente è ristrutturare il nostro appartamento, per poi andare piano piano a lavorare su ristrutturare quello che è l'annesso agricolo, che prima c'era una stalla, garage e quant'altro, e piano piano stiamo ancora facendo la ristrutturazione là, però intanto c'è un piccolo laboratorio di smielatura del miele e un piccolo monolocale abbiamo creato, ora stiamo ristrutturando il magazzino e piano piano andremo avanti. Per cui ci stiamo e ci siamo molto concentrati su questo. Non abbiamo subito aperto un'azienda agricola, anche perché stavamo aspettando il bando del primo insediamento, che poi è uscito a fine del 2022, quando poi abbiamo aperto la nostra azienda agricola. Manui nasce quindi a fine del 2022, che però nasce grazie anche a altre aziende agricole che convogliano in Mamanui, cioè grazie a BioApi, quindi a tutto quello che ha creato mio padre insieme anche a mio fratello fino al 2022, quindi tutta la parte apistica, dei corsi, ma nel frattempo è anche convogliata dentro l'azienda che era quella dei nonni, ma che poi era diventata del padre di Raffaele Maurizio, con castagni, olive e qualche seminativo, e poi una parte di seminativo invece che è della nonna. Tutto questo, diciamo, è entrato nell'azienda, ci ha anche aiutato a prendere il bando del primo insediamento, e piano piano stiamo creando. Questo non vuol dire che non abbiamo creato una parte agricola, però gli abbiamo dato meno importanza, inteso che per ora l'orto che abbiamo è un piccolo orto soprattutto di autoproduzione e un po' di vendita di qualcosa, facciamo le nostre piantine, sì, ma è stato più anche per me cominciare a sperimentare, perché fino ad allora facevo qualche piantina ma in modo molto vago, perché non avevo un vivaio né un germinatore, per cui non avevo le modalità giuste per far crescere bene le piantine, per esempio quelle estive che adesso vanno seminate. Le galline al pascolo, anche quello che ho fatto aumentando, diciamo, l'allevamento, l'ho fatto più per un mio, non tanto poi per vendere le uova eccetera, quindi non è stato più
uno scopo per ora economico. L'allevamento per me delle galline è stato più un imparare a riscoprire, quindi sì, abbiamo aumentato i capi facendo noi incubazioni, facendolo fare alle nostre galline, ma è stato per me veramente esperimento su esperimento per imparare bene come funzionasse il tutto e cambia pollaio, insomma varie cose, per cui mi ha aiutato a imparare tantissimo su questo mondo e di cui veramente poi sono super appassionata e mi piace da morire. Per cui ancora c'è tanto da fare, siamo agli inizi, però piano piano ci siamo detti raggiungeremo tutto e già quello che abbiamo oggi ci rende felicissimi. Io solo aprire la finestra e guardare il nostro salice piangente nel giardino è per me veramente mi riempie il cuore. Però come idea abbiamo quello di poi piano piano andare verso anche la parte più agricola, abbiamo comprato un terreno accanto, vorremmo fare un progetto di agroforestazione con pascolo per un giorno mettere anche altri tipi di animali, quando saremo pronti, quando il nostro progetto sarà pronto, quando ci saranno anche altre persone che ci aiuteranno. Stiamo progettando, diciamo, la parte dove possiamo fare i corsi, stiamo anche progettando della fattoria didattica, dovrebbe essere pronta a fine anno, l'e-commerce per vendere i nostri prodotti anche online, insomma c'è tanta roba in corso. E la cosa più importante, che secondo me è fondamentale per qualsiasi tipo di progettazione, soprattutto quando ci sono così tanti elementi, è anche andare with the flow. Cioè, che cosa vuol dire? Che spesso la vita, per quanto noi progettiamo questo, io voglio questo e questo, ogni tanto la vita ci dice dei no, ma ci dice anche dei sì, cioè ci dà dei no forti, ci mette dei muri su quella cosa, ma ma si aprono altre opportunità che noi magari non sapevamo. Un esempio, no? Magari io posso voler fare il sistema agro-silvopastorale, è da tanti anni che lo voglio fare e non vedo l'ora che sia lì, non vedo l'ora di vederlo con i miei occhi, ma ho le capacità in questo momento di poterlo gestire? Uno, ho la capacità economica di poterlo fare? Per esempio, quella economica per me è più forte magari quella della capacità di gestione, no? Perché quella in qualche modo so che la saprei fare, ma quella economica come si fa? Quindi, per esempio, sto aspettando che arrivi un bando, un finanziamento, un qualcosa per creare questa possibilità, che potrebbe essere tra 3 anni, ma potrebbe essere anche tra 1 anno o 6 mesi. Oppure, per esempio, noi siamo stati i primi 2 anni al freddo d'inverno dentro casa perché il nostro riscaldamento era obsoleto, avevamo una caldaia diesel, per cui non volendo spendere tanto, non volendo inquinare, non la utilizzavamo per niente, stavamo con 12 gradi in casa. E dopo 2 anni così ci siamo detti, ascolta Raffaele, noi qui, anzi è stato più lui anche, così non possiamo vivere, non viviamo bene, e la nostra casa è il nostro luogo di ristoro, di sicurezza, per cui a un certo punto abbiamo detto ok, come primo investimento invece di andarlo a fare su, per esempio, fare il posto per fare i corsi con la yurta, andiamo a farlo sulla caldaia a legna, così abbiamo, tanto il bosco non ce l'abbiamo, la legna ce l'abbiamo, così finalmente abbiamo casa calda e quest'anno e è tutta un'altra cosa, abbiamo casa calda, abbiamo l'acqua calda dalla legna oppure dal pannello solare, è veramente tutta un'altra cosa. E effettivamente poi a livello personale, mio, fisico, mentale, sto molto meglio, io soprattutto che in inverno lavoro più a casa. Quindi la progettazione è importante, ma bisogna anche saper gestire, diciamo, quello che la vita ci dà e quello che non ci dà in questo momento. Io penso con questo episodio di aver concluso, però se veramente ti interessa questa parte di progettazione, cioè ti ha un po' acceso delle lampadine, ti senti un po' spinta verso questa cosa, ho creato una guida gratuita per aiutare, diciamo, le persone che hanno un progetto simile al mio, un sogno soprattutto simile al mio, quindi un sogno, diciamo, chiamiamolo agricolo, rurale. Ho creato questa guida proprio con dei passi, con degli esercizi che possono aiutare un po' a sbloccare una situazione in cui magari si è troppo sopraffatti da tutto, e l'ho creati proprio in base a quella che è stata la mia esperienza, ok? Quindi a vari esercizi che a me mi sono stati d'aiuto, esercizi appunto che ho preso sia dalla progettazione in permacultura, ma che ho preso per esempio anche dalla terapia che facevo con la mia terapista in terapia strategica breve, che mi ha aiutato molto a sbloccare e ad andare verso il mio sogno, ad avere fiducia che quello che sognavo sarebbe successo. Ci vediamo al quarto episodio, in cui ci sarà Gaia di Apis Organic, in cui sarà lei a raccontarci quali sono state le sue difficoltà, le sue paure, sia prima di aprire l'azienda agricola, quindi
a tutte quelle che sono state le sue difficoltà che l'hanno portata però comunque a realizzare il suo sogno, ma anche quelle che sono le sue difficoltà oggi nel gestirla. Naturalmente parlerà anche delle cose belle del tunnel, bisogna anche parlare non solo delle cose brutte ma anche delle cose belle. Quindi ci vediamo al prossimo episodio, io spero che questo ti sia piaciuto, ciao!